Salve a tutti amici di Transformers, da Gianluca del forum Autolobo.it e benvenuti a un nuovo video recensione di Transformers Vintage G1. A grande richiesta, potremmo dire, propongo ancora le video recensioni di G1 originali della primissima annata del 1984. Sempre parliamo degli Autorobot e passiamo questa volta, dopo Jazz della scorsa video recensione, a Mirage. Mistero da noi in Italia. Come si può notare già subito dalla modalità alternativa, il nostro Mirage era una bella eccezione rispetto al parco auto delle varie Autobot originali, dato che appunto diventava unico, per il momento insomma, diventava una auto da Formula 1, con tutto il discorso appunto di avere una modalità molto diversa dalle normali auto sportive o anche ai vari camioncini. Il nostro Mirage si presentava, ripeto, sempre inizialmente nella versione Takara prima del 1984, da noi arrivata tramite la linea Diaclone nel 1984 in contemporanea con l'uscita ufficializzata da Hasbro, diciamo, cioè le uscite americane sotto l'etichetta Hasbro, e con il nome appunto di Mirage, si presentava, dicevo, con la modalità alternativa di auto Formula 1 e Ligier, un tipo di auto di una casa produttrice francese. Vabbè. Comunque, insomma, era molto bella come auto, possiamo già vedere anche abbastanza in disguise. E praticamente, magari il discorso sempre qui del pilota Diaclone, in questo caso era un po' a vista, non era proprio dentro, diciamo che mancava il discorso della gimmick, chiamiamolo così, di un eventuale tettuccio apribile per mettere l'omino dentro, però comunque alla fine l'omino poteva starci tranquillamente, e quindi comunque in generale anche proprio come forma, come colore, come livrea, il nostro Mirage si presentava molto molto bene. Anche la trasformazione, abbastanza semplice al colpo d'occhio, però aveva i suoi bei punti a favore. Ovvero, anche qui si allungava la parte posteriore che diventava appunto le gambe, come si potrà notare. Si allargava semplicemente rispetto a un Jazz, come abbiamo visto la scorsa volta, con le braccia che si incrociavano. Si allargavano praticamente le parti laterali per formare le spalle, le braccia, poi si ruotava il busto, e questa è una cosa abbastanza eccezionale per quella linea di originale Autobot. Si allargava anche qui un attimino, si separava la parte posteriore che diventavano le gambe, così come semplicemente, ma abbastanza, non posso, non dico genialmente, però comunque una bella intuizione, dai, ecco, il fatto che gli alettoni, basta piegarli così, l'alettone posteriore diventa i piedi. E appunto poi alla fine, il busto era quasi già formato, si abbassava il muso dell'auto che diventava il petto e semplicemente poi si buttava all'indietro le ruote. Inoltre, nella forma robotica, ovviamente, abbiamo il nostro fucile standard, potremmo dire, e in più il fucile sparante, anche qui, che si poteva sistemare su una delle due ruote. Di solito lo si mette a destra per come appare nel cartone. E anche il discorso, ovviamente adesso ci andiamo sul come appare poi Mirage nel cartone, ma intanto il nostro Mirage preso così come giocattolo, senza eventuali appunto show accuracy o in generale distante dal cartone animato che poi è effettivamente uscito nel 1984, come robot, insomma, semplicemente è davvero molto bello. Anche quel discorso interessante di avere il muso dell'auto come petto, sempre anche per quel discorso che i Transformers, appunto, se hanno parti di automobili ben in vista, che sono decorazioni, parti essenziali del robot, non cose così appese,
in generale comunque è una delle caratteristiche dei robot, di Transformers, insomma, che li contraddistingue dai normali robot. Comunque qui abbiamo, vabbè, le ruote posteriori. Secondo me anche il discorso appunto delle varie cose appese, comunque anche qui ci può stare bene tranquillamente le ruote appese all'indietro, così che non danno troppo fastidio, ma appunto sono una parte avanzata dell'automobile. In generale, dicevo, come robot comunque è bello antropomorfo. Abbiamo la rotazione del bacino, che è una cosa abbastanza inedita e rara per questi primi Autobot. E come altra articolazione abbiamo la possibilità di piegare i gomiti, alzare il braccio e anche qui ruotare il pugno, ma non di alzare lateralmente, sempre come il già citato Jets. E comunque molto caratteristica anche la faccia, la testa, con queste sorte di orecchie o corna, insomma. E appunto adesso passiamo al discorso della show accuracy nel cartone. Ovviamente per noi bambini del tempo, che era una marcia in più per il carisma che poteva dare a un giocattolo che magari già di suo era molto bello. Come show accuracy siamo abbastanza simili, anche forse magari un po' la faccia era un po' troppo, anche la testa un po' troppo stilizzata, non così tanto, ma abbastanza, ma comunque restava abbastanza caratteristica la faccia del nostro e anche testa del nostro mistero Mirage. Anche il nome italiano, secondo me, era abbastanza affascinante, con questo nome mistero, e soprattutto appunto si riferiva al discorso del suo potere speciale, sempre nei cartoni animati, che era l'invisibilità, anche se in realtà originariamente non doveva essere l'invisibilità, ma semplicemente doveva praticamente nelle primissime schede dei profili della Marvel, lì in teoria doveva semplicemente proiettare su se stesso una sorta di logramma che lo faceva camuffare con il resto dell'ambiente, una sorta di camaleonte piuttosto, e invece nei cartoni animati l'hanno reso direttamente proprio invisibile, che comunque, ripeto, come potere era abbastanza particolare e abbastanza sfruttato sempre nei cartoni animati, così come anche il suo carattere. In questo caso qua era sì un semplice guerriero, però era un po' riluttante, lo si vede in alcuni episodi. È abbastanza riluttante come soldato Autobot in generale verso la guerra, cosa che ha fatto praticamente divergere il discorso del suo carattere, facendolo rendere addirittura un traditore per passare il Decepticon. Ma cioè, è stata una cosa un po'. Ci hanno marciato un po' sopra sul discorso del fatto che come personaggio sarebbe appunto un ex ricco, anche tra l'altro, praticamente viene un po' dipinto così poi nei vari fan comics e fan cosi, un ex ricco che cacciava le volpi su Cybertron, e che poi comunque diviene appunto un alleato Autobot, un soldato Autobot, però che resta sempre un pochino non così appassionato della guerra civile che coinvolge i Transformers. Insomma, in generale, tutte queste caratteristiche, il potere, il carattere stesso, beh, anche il fatto stesso che praticamente nella miniserie iniziale di 3 episodi di Transformers del cartone animato, praticamente è grazie a lui che i Decepticon non partono nello spazio e da lì scappano dalla Terra. Chi si ricorda quell'episodio ovviamente sa. E praticamente, insomma, questo nostro Mirage è abbastanza anche lui fondamentale, per quanto non fra, ripeto, fra il cerchio magico, potremmo definirlo, di Optimus Prime, che appunto comprende Iron Maiden, Maggiolino, talvolta più che altro Ratchet, Wheeljack, ecco. Però insomma, praticamente è abbastanza rimasto abbastanza caratteristico come aspetto, come poteri, anche come carattere. E peccato più che altro il discorso che nel giocattolo stesso, lo stampo del giocattolo originale si pare che sia andato praticamente rotto o perso, e quindi non gli è stato più fatto fare una reissue, praticamente una ristampa, già negli anni 90, neanche nelle varie ristampe recenti che ho visto anche per Jazz nel 2000 e 2000 rotti. E quindi purtroppo l'unica possibilità di reperirlo è nel mercato dei vintage, dell'usato, eccetera.
Oppure sono stati fatti dei knock-off, KO, insomma, dei tarocchi, anche con la confezione originale, comunque con una qualità abbastanza un po' discutibile, però praticamente per chi vuole un Mirage, magari anche abbastanza messo bene solo da non giocarci, ma da lasciarlo lì in esposizione, potrebbe andare anche bene il knock-off, dato che comunque, ripeto, purtroppo la reattività dello stampo non è proprio il massimo, ovviamente. Quindi il nostro Mirage, dicevo, un altro dei Transformers originali, di Autobot originali caratteristici, ripeto, non più famosi nel senso protagonisti di chissà quali storie, però ha le sue storie fondamentali e soprattutto, ripeto, è sempre risaltato come personaggio grazie al suo potere speciale della invisibilità. E ripeto, come giocattolo era davvero anche lui uno dei migliori Autobot, sebbene magari non così versatile nella posabilità come qualche altro tipo, ad esempio Jazz, che abbiamo visto, però ripeto, come giocattolo faceva davvero una gran bella figura. Ah sì, anche Showakura, scusate, torno un attimo sul discorso della Showakura, sì, dato che non c'erano le ruote posteriori appese sulle spalle, quindi anche lì, e a proposito, anche qui vedremo, non c'è ancora un masterpiece ufficiale per il nostro Mirage. Speriamo che prima o poi lo facciano. Comunque, in questo caso, non dovrebbe essere troppo diverso rispetto al Settei, cioè è anche più che altro giocato l'originale, che ripeto, ha davvero il suo fascino anche come una faccia bella caratteristica. Non che appunto il Settei è brutto, ma sempre lì discorso. Se volete trovare il giocattolo originale G1, cercatelo perché ne vale la pena, per quanto sia abbastanza raruccio, sistemato bene, eccetera. Ma comunque ve lo consiglio, dato che appunto è anche questo un altro pezzo di storia fondamentale della nostra G1 amata dai bambini di allora, dagli adulti adesso, magari anche da qualche giovane di ora che giustamente dovrebbe dare uno sguardo alle origini del mito, potremmo definirlo così. Vi ringrazio di avermi seguito in questa video recensione. Continuate a seguirmi sul mio canale, iscrivetevi e sul gruppo Facebook di Autoroba.it e fatemi sapere se posso continuare con queste video recensioni di vari G1, ma ripasso anche qualche altro Decepticon o giù così, o giù di lì, o via così. Grazie di tutto ancora e alla prossima video recensione.